Ring, buonasera e ben ritrovati in diretta. Tra l'altro, come sapete, da questa sera siamo in onda per merito vostro per un quarto d'ora in più, quindi non si inizia più alle 21.15, ma viene anticipato alle 21 la partenza di Ring il lunedì e il martedì sera, grazie insomma al successo che insieme a voi riscontriamo, quindi il grazie che va soprattutto a voi. È però, come sapete, una giornata di grande preoccupazione per tutti noi. Tra poco vi presenterò gli ospiti, ma prima voglio cominciare da questa notizia, perché da ore, da giorni ormai in realtà, ma comunque da sabato sera, da quando sono scomparsi nel nulla, si cercano Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Di loro, di due ragazzi di 22 anni, non c'è nessuna novità, almeno fino a questo momento. Se Valentina Visentin da Padova è collegata, andiamo subito da lei e poi da Ilaria Marchiori, che invece è a Vigo Novo. Ciao Valentina, buonasera. Sì, buonasera Ferdinando. Come dicevi, sono ore, continua l'angoscia, sono ore di angoscia per due famiglie che vivono in provincia di Padova, a Torreglia, la famiglia di Filippo Turetta e la famiglia di Giulia Cecchettin, che invece vive a Vigo Novo, ma diciamo ha molti collegamenti sempre con la provincia di Padova perché frequenta la parrocchia di Saonara. Quindi insomma due famiglie che attendono notizie di questi due ragazzi, di cui non si sa nulla da sabato sera, quando sono usciti per andare a mangiare qualcosa insieme, a fare degli acquisti alla nave De Vero. Sono due ex fidanzati, conosciuti all'università, dove frequentano a Padova ingegneria biomedica, proprio un amore sbocciato sui banchi dell'università. Era terminato ad agosto, ma erano rimasti in buoni rapporti. Infatti nessuno della famiglia di Giulia si era stupito di questo incontro che c'è stato sabato sera tra i due ragazzi, perché continuavano a frequentarsi come amici. Tra le altre cose, Giulia tra pochi giorni, giovedì, si deve laureare, è attesa per la discussione della sua tesi di laurea. Oggi doveva presentarsi dalla professoressa per l'ultima revisione, quindi potete ben immaginare l'angoscia che stanno vivendo queste due famiglie, in particolare quella di Giulia, ma anche quella di Matteo, che vive a Torreglia e che proprio questo pomeriggio ha parlato per diverse ore davanti ai carabinieri in caserma Teolo per cercare di fornire alcuni elementi in grado di poter ricostruire quello che sta accadendo, quello che è accaduto a questi due ragazzi, che si cercano un po' in tutto il Veneto, perché come anche ha documentato e ricostruito in queste ore la collega Ilaria Marchiori, sono diversi gli spostamenti che sono stati registrati in più province del Veneto e anche oltre confine della regione, perché grazie al sistema di alert delle telecamere, sono telecamere posizionate in tutte le strade, alcune strade che sono in grado di riconoscere le targhe da segnalare, quindi vengono segnalate queste targhe. La targa dell'auto della Fiat Grande Punto guidata da Filippo è stata immortalata da alcune telecamere, quindi è stata segnalata da alcune telecamere anche oltre il confine verso la provincia di Pordenone, e come avvistamento più recente domenica verso mezzogiorno lungo la strada Alemagna, quindi verso Cortina, verso Dobbiaco, verso San Candido, quindi molto probabilmente anche qui verso il confine con il Trentino. Valentina, tra l'altro appunto ricordiamo che Filippo Turetta è appassionato di trekking, quindi probabilmente la montagna, alcune zone della montagna le conosce bene. Senti, tu oggi sei stata, e poi ripeto andiamo a Vigo Novo da Ilaria Marchiori per vedere se sono novità, davanti alla caserma di Teolo per alcune ore, dove è andato il papà di Filippo? Esattamente, per alcuni pomeriggio il papà di Filippo, insieme penso ad un altro familiare, è stato sentito dai carabinieri di Torreglia e carabinieri che hanno ricevuto la denuncia fatta dai familiari di Filippo Turetta
appunto nelle ore di domenica, e quindi oggi pomeriggio è stato ascoltato, insomma, penso, insomma, anche per fornire alcune informazioni anche sui luoghi che era solito frequentare Filippo, che, come hai ricordato, era un grande appassionato di trekking, conosceva molto bene la zona dei Colli Ugani dove vive, nel comune di Treglia, e quindi i carabinieri dovrebbero aver acquisito alcune informazioni. Un atteggiamento molto collaborativo quello della famiglia di Filippo Turetta, anche se poi, quando abbiamo provato ad avvicinarli all'uscita della caserma, ovviamente si sono chiusi nel silenzio, non hanno certo voluto, hanno evitato qualsiasi contatto con i giornalisti, anche telefonicamente hanno detto che sono sotto shock, sono molto in ansia in queste ore, che preferiscono non parlare. E così, insomma, anche siamo stati anche sotto la loro abitazione per capire se c'erano qualche novità, qualche movimento, ma per tutta la giornata passaggio in caserma, durato circa un paio di ore, non ci sono stati altri movimenti per quanto riguarda la famiglia di Filippo. Va bene, ascolta, Valentina, restiamo con te. Intanto aggiungo un dettaglio: Gino, che è il papà di Giulia Cecchettin, rimasto vedovo circa un anno fa, perché Giulia ha perso la mamma l'anno scorso, ha dei sospetti, e di Filippo avrebbe detto lui non accettava la fine del rapporto, perché appunto si erano lasciati ad agosto. Poi hanno passato insieme dal tardo pomeriggio di sabato appunto qualche ora al centro commerciale Nave de Vero, una cena al fast food. Poi lei ha mandato un ultimo sms, vedete, tanti, stiamo facendo tutte le ricostruzioni possibili e immaginabili. È chiaro che più ore passano e più la cosa fa preoccupare, speriamo di avere novità nei prossimi minuti, ma dicevo, l'ultimo sms da parte di Giulia alla sorella attorno alle 22:40, poi più nulla, chiaramente i cellulari sono spenti. Antonio Esposito, Simone Merlo, se possiamo, arrivo subito. Valentina, hai qualcosa da aggiungere? Sì, altre cose, un amico, un compagno di università di Filippo questo pomeriggio ci aveva ribadito, sì, che la loro storia, la storia tra Giulia e Filippo si era conclusa ad agosto, e nel periodo proprio subito dopo la conclusione della storia Filippo era stato piuttosto male, aveva fatto fatica ad accettare la fine di questa storia, e sembrava essersi ripreso nell'ultimo periodo, insomma, con il suo impegno all'università, tant'è che sembra gli mancassero circa due o tre esami per completare il corso di laurea in ingegneria biomedica, e si erano visti circa 15 giorni fa con questo amico e l'aveva trovato meglio rispetto ad agosto, quando si era conclusa invece la storia con Giulia. Voglio ricordare, per quello che può servire, insomma, la Fiat grande punto ha questa targa FA, quindi Firenze Ancona 015YE di Empoli. Adesso Tony, colleghiamoci con Migonovo. Davanti alla casa di Giulia Cecchettin c'è Ilaria Marchiori, mi fate vedere se è collegata con Federico Cibotto e con eventuali altri aggiornamenti, le ricostruzioni, vediamo. Ilaria? Buonasera Ferdinando e ai nostri telespettatori, ci troviamo ancora qui in via Aldo Moro a Vigonovo, alle mie spalle l'abitazione di Giulia, all'interno i familiari. Queste sono ore di attesa, ore di angoscia, perché in qualsiasi momento potrebbe arrivare quella telefonata che i familiari di Giulia stanno aspettando, ovviamente quella telefonata che deve avere un esito positivo. E tante le speranze dei familiari. Questo pomeriggio l'appello dello zio di Giulia, è lui che sta parlando con noi, con i giornalisti, con la stampa, a nome di tutta la famiglia, perché appunto il papà è provato, è sotto shock e quindi non se la sente. In qualsiasi momento potrebbero arrivare dunque delle novità, domani potrebbe addirittura essere istituita una cabina di regia interforze, perché ormai
ormai la questione non riguarda più solamente la provincia di Venezia, ma tutto il nord-est, perché l'auto di Filippo si sta spostando di provincia in provincia, addirittura fuori regione. Ma sentiamo in questo servizio tutti i dettagli e soprattutto l'andamento delle ricerche della giornata. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È l'appello disperato dello zio di Giulia Cecchettin a lei e l'ex fidanzato Filippo Turetta, di cui non si hanno più tracce da sabato sera. La famiglia, il papà, il fratello di 17 anni e la sorella di 26 di Giulia, perché la mamma è mancata un anno fa, escludono la fuga volontaria, anche perché la ragazza deve laurearsi a giorni. A Filippo mancano invece solo pochi esami. Secondo quanto ha riferito un suo amico, Luca, che conferma la fine della relazione tra i due lo scorso agosto, il 22enne aveva sofferto per la rottura, ma sembrava essersi ripreso e i due erano rimasti in buoni rapporti, come conferma lo zio della ragazza. Erano rimasti amici e si frequentavano anche nell'ambito universitario, probabilmente anche si aiutavano un po' negli studi. Ultimamente Giulia aveva un po' abbandonato l'aiuto nei suoi confronti, perché giovedì prossimo è prossima alla presentazione della tesi di laurea, c'era la festa organizzata. Sabato sera però, dopo essere stati alla nave De Vero a Marghera, i due avrebbero litigato verso le 23:15 in un parcheggio di Vigo Novo, poco distante dall'abitazione di Giulia in via Aldo Moro. A 50 metri da casa, a quell'orario, una persona che stava fumando nel suo poggiolo ha sentito delle grida di dolore, di richiesta anche un po' di aiuto da parte di una ragazza. La macchina individuata sembra essere quella che sappiamo guidare Filippo. Sono stati chiamate le forze dell'ordine, ma la macchina si è dileguata. È una donnina di casa, si è presa l'incarico di seguire la sua famiglia oltre agli studi. Insieme alla nonna teneva in ordine la casa, la bianca. Sono ore di angoscia per le famiglie dei due ragazzi. Il papà di Filippo, accompagnato da un'altra persona, è stato ascoltato nel primo pomeriggio dai carabinieri di Teolo. I genitori, residenti in centro a Torreglia, si sono chiusi nel silenzio, mentre continuano le ricerche a 360 gradi. Il prefetto di Venezia ha attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando, oltre che in provincia di Venezia, anche nel Trevigiano e nel Pordenonese, dove sarebbe stata avvistata l'auto guidata da Filippo, grazie agli occhi elettronici dei dispositivi di lettura targhe installati in molti comuni. I vigili del fuoco stanno sorvolando la zona con l'elicottero, mentre i carabinieri hanno messo in campo anche i reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari per la ricerca di persone del nucleo cinofili di Torreglia. Questa mattina il sopralluogo della scientifica nella zona industriale di Fossò, poco distante da Vigo Novo, dove sono state trovate delle chiazze di sangue. Nel tardo pomeriggio le ricerche si sono allargate anche nella zona di Trento e Belluno. Di qui l'appello dell'associazione Penelope, che segue la famiglia di Giulia. Focalizzatevi a vedere questa macchina, un grande punto di colore nero e la targa che abbiamo elencato in locandina, che magari vi posso anche comunicare. Il numero della targa è F di Firenze, A di Ancona, 015 Y e di Empoli. Quindi guardarsi intorno. E avete sentito in questo servizio l'appello da parte dell'associazione Penelope. Chiunque vedesse l'auto, quest'auto nera con questa targa, ci avvisi immediatamente o si rechi ovviamente dalle forze dell'ordine. Tra l'altro, un altro dettaglio che è emerso nelle ultime ore è che l'alert ha registrato l'alert lungo l'Alemagna ha registrato proprio ieri intorno alle 12 un passaggio nel Bellunese all'altezza di Ospitale.
capitale. Viaggiava in direzione nord verso Cortina e infatti gli investigatori propendono anche per uno scollinamento verso Dobbiaco San Candido. Quindi, come dicevamo proprio poco fa, prima del servizio, uno sconfinamento addirittura fuori regione. Si tratta solamente però di un alert sulla targa, quindi non sul veicolo. Di conseguenza non è stato possibile vedere se all'interno ci fosse o meno Giulia. I carabinieri della compagnia di Belluno, investiti dal caso, stanno verificando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per capire quali strade possa aver percorso Filippo o quali ancora stia percorrendo in altre strade, in altre zone. Come dicevamo prima, con tutta probabilità domani potrebbe essere istituita una vera e propria cabina di regia proprio per poter collaborare interforze, in modo anche da potersi confrontare su spostamenti eventuali della vettura, sempre che Filippo non decida di tornare a casa insieme a Giulia, o comunque di fermarsi da qualche parte e dire dove si trova, perché ricordiamolo, per le due famiglie queste sono ore di angoscia e di apprensione, ma anche ore di speranza di poterli vedere tornare a casa sani e salvi. Sentiamo nel prossimo servizio ora di Chiara Gagliani la cronaca di questa giornata e anche chi sono Giulia e Filippo. Io qui da Vigonovo restituisco la linea allo studio. L'ultimo contatto risale a sabato sera. Da allora, prima il telefono di Giulia Cecchettin, 22 anni, studentessa di ingegneria prossima alla laurea, poi quello di Filippo Turetta, coetaneo di Giulia e suo ex fidanzato, sono staccati. Sono stati insieme sabato. Nel tardo pomeriggio Filippo è uscito dalla sua casa di Torreglia, ha salutato i genitori ed è andato a Vigonovo a prendere Giulia. Una serata di spesa, la nave Devero di Marghera, la cena, un messaggio di Giulia alla sorella, poi un cittadino che ha chiamato il 112 li avrebbe visti a 50 metri dall'abitazione di lei nel territorio di Fossò intorno alle 23:15. Erano a bordo di una Fiat grande punto nera, l'auto di lui, da dove avrebbe sentito le urla di una ragazza forse trattenuta in auto, della concitazione, tanto da avvisare i carabinieri che, giunti sul posto, però non avrebbero più trovato traccia dei giovani. Nella giornata di ieri entrambe le famiglie hanno presentato denunce di scomparsa. La famiglia di Giulia, i carabinieri di Vigonovo, quella di Filippo, quelli di Teolo. Immediate sono scattate le ricerche, coordinate dalla prefettura di Venezia. Sin dalle prime ore è scattato il tam-tam sui social, con gli amici in prima linea a rilanciare appelli. Giulia ha capelli castani, lunghi la frangetta e gli occhi scuri. Sabato indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo, occhi chiari, capelli corti castani, indossava sneaker bianche, jeans chiari con un elastico alla caviglia, felpe e giubbotto nero. I carabinieri stanno setacciando tutta l'area intorno al punto di quello che potrebbe essere l'ultimo avvistamento e stanno sentendo i familiari, gli amici, i compagni di studio dei giovani, iscritti entrambi alla Facoltà di Ingegneria di Padova. Chiunque avesse notizie o avesse visto i due giovani è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Questo per quanto riguarda, grazie tra l'altro a Ilaria Marchiori, che prego di restare qualora ci fossero novità, così come a Valentina Visentin, insomma, dovessero esserci ulteriori notizie nei prossimi minuti, Valentina, ci risentiamo, no? Sì, anche perché insomma penso si stia cercando di ricostruire il tragitto che ha fatto Filippo, perché se è stata l'allerta è scattato all'altezza di Ospitale lungo l'Alemagna, potrebbe aver preso la A27 e quindi poi essere uscito, oppure essere entrato nella provinciale della 255 arrivando dal Pordenonese, o altra ipotesi, visto che molti avvistamenti sono stati fatti anche nel Trevigiano, a Maserata sul Piave, a Villorba, a Zarobranco, potrebbe essere arrivato dalla Feltrina. Quindi si sta cercando, immagino in queste ore, di ricostruire quale sia stato il percorso di Filippo, e ovviamente, visto che sta girando quest'auto da sabato sera, se abbia fatto eventuali soste. Quindi secondo me sono andati all'estero, l'abbiamo pensato in molti, Austria oppure appunto la Slovenia attraverso Trieste, insomma, no, no, però è chiaro che il dubbio che abbiamo molti è che quello di Giulia non sia eventualmente
una volontà, no? Almeno quello è il sospetto, ma fino a prova contraria non possiamo su questo dire nulla. Valentina, resta allora con noi, cioè, ci rivediamo, dovessero esserci novità, va bene? Grazie davvero a Valentina Visentin da Padova. Pochi istanti, vi presento gli ospiti e cambiamo tema, tra poco. Dunque, torniamo in diretta 21 e 22. Voglio salutare e ringraziare Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico. Buonasera, bentrovata. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Allora facciamo il giro collegamenti. Alberto Villanova per la Lega, speaker della maggioranza del Consiglio regionale. Guardi che è lei che si censura, l'audio l'ha tolto lei. Comunque, Villanova, buonasera, bentrovato. Qui in studio ci sono Nicolò Rocco di Azione e buonasera, Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Allora, vi faccio vedere una cosa, devo dire che ha avuto grande... abbiamo ancora la polemica legato al trasferimento dei migranti in Albania, l'accordo con il premier albanese, abbiamo il tema della del premierato, quindi la riforma istituzionale, abbiamo la polemica esplosa tutto, soprattutto nelle ultime 24 ore che fa riferimento allo sciopero del 17 e Salvini che paventa la precettazione, fa arrabbiare i sindacati e arriva il garante che dice fondamentalmente un po' questo sciopero va un po' aggiustato e quindi i sindacati si arrabbiano ancora di più confermando, dicono loro oggi, pienamente l'intenzione di scioperare con quelle dinamiche venerdì 17. Tra l'altro di questa cosa parleremo nell'ultima parte di Ring fra un'ora circa con Nicola Talmi della CGIL e l'onorevole Gianangelo Boff della Lega. Ora vi faccio vedere da cosa parte questo titolo, perché Flavio Tosi lancia questo attacco durissimo. Ricordo che Flavio Tosi è, oltre che in passato, assessore alla sanità, ma è il coordinatore regionale di Forza Italia, una componente di questa maggioranza in regione Veneto. Però così dice Tosi e su questo poi noi avremo il sondaggio che possiamo già iniziare a far vedere. Prego. Se fosse un attacco frontale vorrebbe dire che Tosi attacca, ma in realtà le liste d'attesa sono a posto, e gli interventi chirurgici programmati vengono fatti per tempo. In realtà non è così. Le liste d'attesa stanno esplodendo, gli interventi chirurgici vengono rinviati, quindi la criticità c'è e non bisogna mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non ci sia. La fotografia è impietosa e a scattarla è un alleato della maggioranza di governo, sia nazionale che regionale. Un dettaglio che non è un dettaglio è Flavio Tosi, coordinatore regionale dei forzisti, lo sa e come. Anche la citazione non è casuale. Come dice appunto il dottor Mantovani di Agenas, c'è un problema di liste d'attesa che sono fuori controllo. Addirittura il Veneto nel monitoraggio su 12 USL ha mandato i dati di solo 3 su 12. Liste d'attesa infinite, quindi, e non si dica, fa intendere Tosi, che è un problema generale, così come la carenza di medici. Dipende da quanto sei attrattivo, perché il problema che c'è in Regione Veneto non è così pesante né in Emilia Romagna né in Lombardia, e quindi evidentemente c'è un problema veneto. Dipende anche dalla contrattazione che si fa come datore di lavoro, perché il datore di lavoro sono le USL, quindi la regione. L'altro fronte è quello delle case di riposo con i nuovi aumenti delle rette. La risposta non può essere quella che ha detto l'assessore Lanzarini: faremo un tavolo istituzionale, se a gennaio aumentano le rette il tavolo istituzionale non serve a niente. Occorrono risorse vere, prosegue Tosi, anche superando un tabù, quello dell'addizionale IRPEF regionale. Ci sono varie strade, l'addizionale IRPEF se ne può ragionare, per dire, ha più senso che paghi io, Flavio Tosi, che economicamente sto abbastanza bene, l'addizionale IRPEF piuttosto che far pagare l'aumento della retta a uno che ha un anziano in casa di riposo. Oppure, seconda ipotesi, rivedere il bilancio 2024, ma la questione sembrerebbe più profonda. Il coordinatore azzurro fa nomi e cognomi. La piramide è Luca Zaia, assessore Lanzarin e il dottor Anichiarico, che è il scelto da Luca Zaia come direttore generale della sanità. Quando c'era una dirigenza diversa, parlo per esempio di Domenico Mantovani, che oggi ci siamo lasciati scappare come regione,
ed è in Agenas, se uno va a parlare col personale sanitario e con la dirigenza, ti dicono: una volta c'era qualcuno che sapeva di organizzazione e organizzava. Adesso invece, appunto, la risposta del sistema è ai direttori generali: voi fate tornare i conti, poi il resto non importa. Invece importa anche la quantità e la qualità dei servizi che erogano. Voi fate tornare i conti, poi il resto non importa. Guardate che, insomma, le parole di Tosi sono pesantissime. È chiaro che poi si è aperto, no, su questo un mondo di dichiarazioni. Ci arriveremo. Voglio sentire Villanova, Pavanetto, Bigon e Nicolo Rocco. Villanova, fatemi vedere, come avete accolto queste dichiarazioni pesanti di Tosi? Come vuole che l'abbiamo accolta, cioè la colpa di Zaia, Lanzarina e Annichiarico, cioè i vertici della sanità in qualche maniera, no? Il governatore, l'assessore e il responsabile di Azienda Zero. Prego. La cosa suggestiva è che Tosi però si tolga lui e tolga il suo partito da questa equazione, nel senso: Forza Italia è il governo della regione da prima della Lega. È al governo di questa regione da penso 25 anni, fa parte di questa amministrazione, ha votato il bilancio, lo scorso bilancio, stava votando favorevolmente quelle che sono le iniziative di questa amministrazione da sempre. Trovo alquanto suggestivo che adesso Tosi faccia finta di non far parte di questa amministrazione con il suo partito. E un attacco del genere, e non è il primo, non stupisce, perché sappiamo benissimo, insomma, quale sia la sua sensibilità politica e soprattutto quale sia anche possa essere per il futuro anche magari il fatto di volersi smarcare. Però non trovo corretto il fatto che faccia finta di non far parte di questa amministrazione con Forza Italia. Cioè è qualcosa che non è chiaro, ne chiederò spiegazioni anche magari ai colleghi forzisti che siedono in aula con noi, perché un attacco del genere, dire che non si fa niente per la sanità, è come se non ci fossero stati degli anni difficili del Covid che stanno avendo comunque un impatto duro anche adesso, come se non fosse che ad esempio le liste d'attesa per le prestazioni urgenti e brevi sono state quasi dimezzate. Si sta lavorando ancora veramente in maniera molto molto attenta e in maniera anche difficile, perché criticità ci sono, riconosciamo che ci sono grandi difficoltà, però il fatto che una parte della maggioranza spari in questo modo, come se la questione fosse solo compito di altri risolvere, è qualcosa che dà molto fastidio. Dopodiché, vede, noi come bilancio 2024, quello che stiamo vedendo in questo periodo, ci siamo adeguati con disciplina a quelli che sono stati dei tagli che ci arrivano dal governo, no? 28 milioni per questo bilancio. Ecco, una persona come Tosi, che inizia a puntare il dito su di noi e che siede a Roma, faccia qualcosa per evitare che ci siano questi tagli di 28 milioni, che così potrebbero essere destinati in maniera diversa. Sì. Ma siccome sappiamo tutti che ci sono delle difficoltà e noi stiamo facendo la nostra parte come faranno gli altri enti locali, sinceramente sentire questo attacco così indiscriminato nei confronti della nostra sanità è rispettoso prima nei confronti di chi ci lavora all'interno e che sta facendo i salti mortali per uscire da una situazione molto difficile, e secondo anche per un'amministrazione di cui lui fa parte. Ma secondo lei, in un flash, poi voglio sentire Pavanetto, Bigon e Rocco, detto, ma come mai, eccolo qui lo schema, il monitoraggio dell'Agenas, da cui si traggono, insomma, molti dettagli, alcuni esami, i tempi d'attesa, via dicendo, no? Perché il Veneto, lo vedete qua, solo tre aziende sanitarie hanno inviato i dati? La Berica, la Dolomiti e l'Euganea. Adesso, sul fatto di perché alcune aziende non abbiano trasmesso i dati, adesso io questa risposta non ce l'ho, perché non ovviamente... Il vicino Friuli Venezia Giulia le ha mandate tutte, no? Il Friuli Occidentale, Giuliano Isontina, sì. Centrale... L'organizzazione del Friuli Venezia Giulia è molto diversa dalla nostra per quello che riguarda le aziende sanitarie, però sappiamo benissimo che... Sì, è statuto speciale, ricordiamolo, certo. Quindi sappiamo che i direttori sanitari delle nostre UOL stanno veramente facendo i salti mortali in una situazione di carenza di personale, di carenza di medici, di carenza di tutto il personale che riguarda la sanità, compresi gli infermieri, gli operatori e specialisti, per andare a sopperire quelle che sono queste lacune, per poter accorciare le liste d'attesa. Ed è una priorità in cui il Veneto ha investito anche delle quote aggiuntive, 50 milioni proprio per andare a accorciare le liste d'attesa, quindi non è vero che non si sta facendo niente. Però dice una cosa in più, che poi spesso
o meglio, a ogni legge di bilancio mette sul tavolo il Partito Democratico, cioè IRPEF, facciamo pagare le tasse, l'IRPEF regionale ai più, a quelli che hanno un po' di più, che così con quei soldini... No, aspetti, Pavarino, che devo sentire anche gli altri, aspetti Villanova, Pavanetto. Ma allora posso solo riallacciarmi a quello che ha detto il collega capogruppo, dopo naturalmente mi aspetterò quello che dirà la collega Bigon. Allora su questo faccio sentire prima la Bigon, se vuole arrabbiarsi. Potremmo anche ascoltare, ma giusto per galanteria, però detto questo, una battuta veloce, penso che le problematiche le abbiano sottolineate entrambi, sia il collega Villanova, sia Flavio Tosi, che marginalmente ci ha girato attorno, ma le problematiche sono quelle fondamentalmente, ovvero la carenza di personale, la carenza di risorse, anche la non possibilità di utilizzare delle risorse dove le abbiamo, perché i colleghi di opposizione lo sanno bene, perché arrivano sempre con gli emendamenti per cercare di utilizzare delle risorse per poi darle al personale sanitario, e questo non è possibile in tutti i casi, quindi questa differenziazione anche sui contratti è naturale che poi porti a spostare del personale dal pubblico al privato, una carenza di personale generale e soprattutto appunto una riorganizzazione che credo venga fatta in questi mesi con il nuovo dirigente, perché Tosi dice è arrivato rispetto all'altro, però è anche vero che è arrivato da pochi mesi e non è sicuramente persona che è sul campo da molti anni, come invece lo era il precedente Mantoan. Io l'unica cosa che però voglio dire, visto che qua insomma ricordiamo... Qui scrivono Tosi vergognoso, dopo aver regalato alla sinistra il sindaco di Verona, ora vuole fare lo stesso con la regione. I problemi della sanità veneta sono uguali a quelli dell'Emilia, se non ci sono medici vanno ringraziati i rettori dell'università e gli ex ministri. Potrei dire di avere il gobbo, perché visto cioè il messaggio... condivide perché, a pieno? No, stavo concludendo il pensiero dicendo semplicemente che questa azione di Tosi, soprattutto dopo una campagna acquisti e una campagna di tesseramento che si è chiusa per Forza Italia il 31 di ottobre, mi pare, vorrei dire sì. Questo perché l'ho seguita come seguo tutta quanta la politica generale, compresa quella di centro-sinistra, perché appassionato, però da quella parte lì mi pare un po', diciamo, propagandistica, perché è un attacco diretto al suo competitor maggiore che è la figura di Luca Zaia, quindi una cosa proprio tra l'altro personale tra di loro, un attacco al centrodestra che non ha senso, perché non ha senso in questo momento, e soprattutto è un attacco politico vero e proprio, e come dice giustamente Villanova, o siamo in maggioranza o siamo un'altra Bigon cosa. Bigon sta con Tosi o con Zaia? Diciamo che... Eccomi. Prego. Bella domanda. Ci sono. Allora, Tosi dice esattamente quello che diciamo noi da tempo, ed è la verità. Noi faccio solo un dato molto semplice, dati regionali, per cui insomma comunicati in commissione e analizzati. Nel 2022 29 milioni di prescrizioni mediche, la regione ha erogato circa 19 milioni, no, 16 milioni di prestazioni, di cui 11 milioni dal pubblico e 5 milioni dal privato, parlo circa. Cosa succede? Che 13 milioni di prestazioni non sono state erogate, pari a circa il 45%. Quindi questo significa che buona parte dei cittadini si pagano le visite, quelli che riescono, buona parte ne rinuncia alle visite, quindi si forma una lista d'attesa che tra l'altro non è nemmeno reale, perché i 400.000 visite in lista d'attesa nel gennaio dell'anno scorso e riconfermate anche quest'anno sicuramente non sono reali, ma sono quelle che hanno preso il nome e cognome, per cui di fatto insomma la situazione è molto molto grave, e poi con un costo a carico dei cittadini che sta diventando insostenibile, tanto che oltre all'ultima statistica dell'11% dei cittadini veneti che rinunciano a curarsi, circa 700 euro a persona sono le spese che in media il Veneto paga. Ecco perché siamo d'accordo anche per quanto riguarda l'IRPEF, o quantomeno che la sanità venga messa come priorità all'interno della regione, perché o si tagliano delle altre spese e si investe sulla sanità, oppure si introito delle risorse come ad esempio può essere l'IRPEF, dove equità sociale vorrebbe che chi ha di più paghi di più rispetto a chi non ne ha. Cosa succede poi per le case di riposo? Altrettanto case di riposo hanno bisogno, lo lamentano da tempo, di 100 milioni di euro immediatamente. Noi abbiamo il fondo socio della non autosufficienza che è 844 milioni da anni, va aumentato. Tra l'altro la Regione Veneto non mette disponibilità proprie, sono tutti soldi che arrivano dallo Stato all'interno del fondo sociosanitario, che vengono girate somme appunto alle USL, alle case di riposo eccetera, per cui la Regione non mette risorse proprie né in sanità
e tantomeno nel sociale. Cosa succede? Succede che anche Mantoan, ecco un'altra precisazione, Mantoan, possiamo dire tutto, Anni Chiarico ha appena iniziato il suo ruolo, magari poco possiamo dire, ma di Mantoan, insomma, che ha tagliato un po' tutto il sociale, lo possiamo dire. Io in quegli anni ero anche sindaco ed ho visto, insomma, i tagli fatti alla sanità dal direttore generale Mantoan, per cui credo che ognuno di loro abbia una buona responsabilità. Come ce l'ha Tosi? Tosi, insomma, che all'interno della maggioranza lo faccia per una visibilità, questo penso che sia capibile un po' da tutti, perché non c'è altra motivazione che cercare di cogliere l'attimo del probabile non e un mancato rinnovo da parte di Zaia nel terzo mandato o quarto, e quindi magari cogliere quell'attimo di debolezza della Lega e cercare di mettere il piede all'interno di una probabile sua candidatura. Perché di fatto, insomma, quello sta facendo. Allora, da una parte dirà le cose che noi, bene o male, solleviamo da tempo. L'altro aspetto è che lui ne è il primo responsabile, perché da anni, basta vedere anche le schede del 2002 successive, mica ha cambiato le cose. Allora, io vi faccio vedere. Aspetti, Bigon, voglio sentire Rocco. Diciamo, sempre questo rapporto Agenas, che oggi è diretta da Mantoan, che abbiamo citato, andiamo a vedere alcuni dettagli. La visita cardiologica, no? Qui c'è il confronto con le altre regioni. Qui sotto vedete il Veneto, però ricordo, soltanto 3 URS hanno risposto, quindi Dolomiti, Iberica e Euganea. Qui, per esempio, quante prestazioni vengono garantite entro 10 giorni come richiesto? L'82,9%. E quelle entro i 30 giorni, il 91,1%. Poi ancora, visita ortopedica, sempre il Veneto, entro 10 giorni l'84,3% e entro 30 giorni il 78,4%. Rispetto della garanzia dei tempi di attesa. Veneto ancora qui, l'attacca il 72,6% entro 10 giorni e addirittura dicono il 100% entro 60 giorni. Allora voglio sentire Rocco, poi ovviamente secondo giro libero a tutti, prego. Ma diciamo, al di là della lettura politica sulle intenzioni di Flavio Tosi, io credo che Tosi dica una cosa vera, cioè una cosa che i veneti toccano con mano ogni giorno. Non da oggi, ma da almeno 10 anni, diciamo, c'è un processo di sofferenza della sanità pubblica in Veneto. Io credo che in realtà il nome e cognome, al di là di Mantoan, al di là di Zaia, sia azienda zero. Perché a me non piace, diciamo, utilizzare i nomi delle persone, ma ragioniamo sulle politiche. Nel 2016, quindi da questo punto di vista Tosi si salva, perché lui nel 2015 corre contro diciamo, l'attuale maggioranza di centrodestra. Comunque nel 2016 la Regione Veneto approva una riforma che si chiama Azienda Zero, la riforma che ha portato le ULS, diciamo, in un numero più piccolo, quindi noi per esempio oggi abbiamo un'ULS unica per cercare di curare 900.000 cittadini. Trevigiani, l'ULS 2. Qual era, diciamo, l'obiettivo di Azienda Zero? Era quello di ridurre i costi sostanzialmente, quindi noi siamo andati verso una razionalizzazione dei costi che però si scontrava con cosa? Con il nostro modello, che era il modello sociosanitario, un modello in cui le comunità locali, i sindaci, le associazioni di volontariato erano molto presenti. Questo, di fatto, ha portato a una grande crescita del privato, ma io sono convinto che Mantoan questo l'avesse previsto. Probabilmente quello che non ha previsto è la sofferenza economica a cui vanno incontro i nostri cittadini. Perché? Perché oggi se noi vogliamo fare una visita nel privato o nel privato convenzionato... Arrivano subito. Allora, io penso che nella vita l'unica cosa che possa fare un politico è cercare di dire la verità. Quindi se noi pensiamo di avere un modello per il quale i comuni fanno il sociale, non sono convinto che ne siano particolarmente in grado con le attuali competenze che hanno, ma decidiamo che il sociale, l'autosufficienza la fanno i comuni. Le visite, diciamo, proprio quelle urgenti e le grandi specializzazioni, perché da questo punto di vista dobbiamo dire che comunque per gli interventi di cardiochirurgia, di neurochirurgia c'è un'eccellenza, quindi chiamiamole così, le acuzie le fa il pubblico e su questo funziona tutto quello che è il prima, quindi la specialistica ambulatoriale, e il post, quindi il territorio, lo fa il privato. Dobbiamo, diciamo, dirlo ai cittadini: signori, se avete un'urgenza e il privato non è in grado di coprirla, quindi per un trapianto c'è il pubblico, per tutto il resto una visita ambulatoriale o per la parte riabilitativa, sappiate che dovete tirare fuori i soldi dal vostro portafoglio.
Io spero che così non sia, se c'è una proposta anche di addizionale, perché non prenderla in considerazione, ma la cosa importante è dire la verità ai cittadini. Ultimo passaggio, effettivamente su questo ha ragione Tosi, c'è un problema organizzativo e di clima organizzativo. Cioè, al di là del fatto che manchino medici, al di là degli aspetti contrattuali, da alcuni anni la estrema managerializzazione, quindi il grande potere che è stato dato ai direttori generali, ha imposto dei climi anche di difficoltà tra il personale sanitario. E oggi il personale sanitario, mentre prima poteva anche guadagnare un po' di meno, ma aveva l'orgoglio di lavorare nel pubblico, allora rinunciava anche a una parte, diciamo, di emolumento perché sentiva la missione sociale, oggi questa cosa non sta avvenendo. Allora, più. Qui scrivono: la sanità in Veneto la pagano i veneti, quindi vanno fatte due liste, scrivono prima i residenti e poi tutti gli altri. Va bene, Pavanetto? Velocissimo, allora, due piani, quello politico, che è quello di criticare quello o tirare fuori qual è il problema, e penso che insomma negli ultimi anni si sia dimostrato che poi questo ripaga poco, perché ok, il problema c'è, il problema lo conosciamo, qual è la soluzione al problema, punto di domanda, perché questo poi è la fine del discorso. Io vedo comunque una parte di soluzione del problema, perché non dico che il problema non ci sia, però una parte di soluzione c'è. Faccio un esempio tranquillamente, perché insomma conosco molto bene insomma le US, quelle vicino casa, ecco, e quindi penso all'US 4 che in questo momento, per esempio, sulla prevenzione piuttosto che sull'ambulatorialità, piuttosto che sulla diagnostica, eccetera, sta investendo. Faccio un esempio, l'ospedale di Jesolo, che negli anni era stato dismesso, oggi inizia a diventare punto per la riabilitazione, ma anche per la diagnostica. Quello che diceva lei poco fa, con questo, in parte, almeno in questo ambiente, viene smentito. E quindi credo che su questo si ritorni a un utilizzo del pubblico molto di più rispetto al privato. Apposta perché se io vado a fare una visita nel privato, poi vado a operarmi nel privato. Nel momento in cui lo fa il pubblico, rimango nel pubblico. Ecco, questo è un po' il quantum. Questo secondo me è molto interessante. Le statistiche non tengono conto... Grazie Simo. Le statistiche delle liste d'attesa non tengono conto di chi rinuncia per fare le visite private. Cioè... resto nel monte delle liste d'attesa, ma in realtà intanto ho fatto altro, però resto là conteggiato. È un sms che diciamo di competenza. Mi fate vedere, Bigon, di qualcuno che ne sa qui, che ci ha scritto? Come? È di qualcuno che ne sa, dico, che ci sta seguendo. Sì, ma è così di fatto, perché allora circa l'11% effettivamente sono quelli che poi rinunciano. È un dato che ha dato la regione, poi dipende dalle specialità. Voglio precisare una cosa, il 72 o 75% quello che risulta per quanto riguarda una visita cardiologica o altro. Teniamo presente che è sempre all'interno delle liste d'attesa dove si prende nome, cognome e quindi si mette quello che la legge parla di galleggiamento. La realtà è che spesso quando si chiama il CUP dicono che le liste sono chiuse e rinvitano a richiamare, per cui è quello il problema, la lista non si forma correttamente. Allora, diamo in pubblicità, Villanova, ricomincio da lei subito dopo. Ora vi farò sentire anche Coin, segretario della Lega Treviso, che il deputato Coin che risponde a Tosi, insomma, quindi vedremo altri servizi. A tra poco. Il problema è un problema di soldi, perché se la possibilità di investimento da parte dello Stato centrale sul mondo sanitario si riduce, è chiaro che anche sulle regioni si riduce, e questo crea spazio per il privato. L'attacco del coordinatore di Forza Italia Flavio Tosi alla gestione della sanità pubblica da parte della regione andrebbe rivolto altrove, secondo il segretario provinciale della Lega e deputato Dimitri Coin. Pur alleato a Venezia e a Roma, Tosi non è andato per il sottile. Le liste d'attesa stanno esplodendo, gli interventi chirurgici vengono rinviati, quindi la criticità c'è e non bisogna mettere la testa sotto la sabbia a far finta che non ci sia. Sebbene Tosi abbia fatto dei distinguo da regione a regione, lasciando intendere che c'è chi amministra meglio e chi peggio, per Coin il problema è invece generalizzato, che si parli di rette nelle case di riposo, medicina di base o carenze di organico, il nodo sono sempre le risorse a disposizione. Se i medici magari vengono pagati di più sul privato, ecco che magari possono pensare anche di andare a trasferirsi lì, quando poi nel mondo della sanità pubblica, oltre a venire pagati meno, sono costretti anche a turni massacranti. Quindi è tutto quanto un circolo vizioso che si è innescato e che bisogna fare di tutto per cercare di invertire come rotta.
C'è poi il dato politico. Tosi, dice Coin, è già in pista per i prossimi appuntamenti elettorali. Diciamo che la campagna elettorale sia per le europee che anche poi in previsione per le regionali del prossimo percorso, magari lui può già averla in mente. Al di là di questo, conclude il segretario leghista, il tema dello stato in cui versa la sanità pubblica va posto. Si fa meglio che si può con quello che si ha, questo è il dato reale. E la percezione che hanno i cittadini, soprattutto rispetto alle liste d'attesa, è che siano effettivamente lunghe. E quindi come si affrontano, Villanova? Come si affrontano? Si affrontano come stiamo cercando di fare, cioè nel momento in cui manca il personale, le liste d'attesa sono fatte di visite che devono essere fatte da medici, non è che possiamo farle fare da robot o dall'intelligenza artificiale, devono essere fatte da medici che non si faticano a trovare. E anche quando si leggono i dati, ad esempio sull'aumento di quello che è la spesa per il privato, bisognerebbe mettere in campo che una gran parte della spesa che può essere aumentata è il fatto anche di comprare gettoni per i medici che vengono a lavorare nel servizio sanitario nazionale e regionale da privati, perché vengono pagati con i gettoni per entrare in corsia e fare il lavoro e fare visite e smaltire liste d'attesa. Questa è una componente che sicuramente andrebbe conteggiata, però ovviamente alla sinistra fa comodo non conteggiarla. Se mancano 3.500 medici nel Veneto, c'è stato un errore di programmazione nel Veneto ormai tantissime volte, lo sa anche la signora Maria che ci guarda a casa, c'è stato un errore di programmazione, però fino a quando non usciremo da questa situazione, e ci saranno ancora anni da aspettare, perché fino al 2026-2027 questa situazione probabilmente rimarrà così, dovevamo fare in modo di riuscire a mettere una pezza a una situazione che, diceva bene Rocco, è nata parecchi anni fa, perché i semi di questa situazione sono nati più di 10 anni fa, perché chi aveva fatto veramente i tagli alla sanità siamo partiti dal governo Monti, perché non so se vi ricordate che il governo Monti aveva messo una legge dove ogni anno bisognava abbassare dell'1,4% il fondo sanitario, ogni anno bisognava abbassare quella che era la spesa che si faceva in sanità. È stato fatto un conto, e leggevo proprio su alcuni articoli di questi giorni, un conto che dal 2011 al 2021 si sono stati tagliati circa 37 miliardi di euro alla sanità. Dal 2011 al 2021 non è che il centrodestra abbia governato tantissimo. E quindi quando sento questi signori o questi esponenti del PD e della sinistra che continuano ad attaccare, quando i primi a fare i tagli alle regioni, ai fondi nazionali, e agli ospedali, perché andiamo a vedere anche quanti ospedali sono stati chiusi in questi 10 anni di cui stavo parlando, o quanti ambulatori o quanti centri, e vediamo magari nelle regioni amministrate dal PD la quota del privato quant'è, perché sono proprio curioso di andare a vedere in certe regioni se effettivamente hanno spinto così tanto il pubblico come dicono che dovremmo fare qui in Veneto, e che facciamo, perché la sanità qui in Veneto deve assolutamente rimanere pubblica, e noi stiamo lavorando perché rimanga pubblica in mezzo a una marea di problemi che derivano da quello che è stato il Covid, da quello che è stata la mancanza di medici e da quello che è un problema di mancato reperimento del personale, perché se mancano i medici, adesso vediamo che mancano anche i medici laureati che si iscrivono alle borse di studio, e questa non è una colpa del Veneto, vuol dire che c'è un problema strutturale a livello nazionale. Sì, però Villanova, quando chiediamo di poter pagare in maniera diversa i nostri medici in Veneto, la risposta è sempre stata no. E allora qualcuno spiegare come facciamo ad essere attrattivi, perché quando Tosi ci dice che dobbiamo essere attrattivi, allora quei progetti con cui si può andare a incrementare in maniera minima lo stipendio di un medico, io voglio vedere come si fa a fare concorrenza a un privato che paga 3 volte, dalle 3 alle 5 volte, quello che è lo stipendio che noi siamo costretti a dare ai nostri medici in ospedale. Ma sono veramente curioso di sapere da Tosi o dal PD come facciamo ad equiparare le offerte che arrivano dal privato per i nostri medici. Dai Bigon, dica lei. Ma guardi, c'è una responsabilità enorme della Regione Veneto, di questa amministrazione. Confermo che la programmazione è stato un errore, come ha detto giustamente il collega Villanova, è stato un errore enorme, ma sempre fatta soprattutto da questa amministrazione, comunque da Tosi, governava nella Lega. Allora, qual è il problema? Guardiamo la medicina territoriale. Perché c'è una carenza di medici? Perché se vediamo, 10 anni fa abbiamo fatto l'analisi degli ultimi anni, la Regione Veneto chiedeva meno di quello che chiedevano ad esempio la Toscana, con 1.200.000 abitanti in meno.
Quindi avevamo metà borse di studio a disposizione rispetto alla Toscana o all'Emilia, oppure qualsiasi, in proporzione agli abitanti. Questo ha fatto la Regione Veneto. L'Emilia Romagna ha meno medici se posso finire, io non ti ho interrotto, l'avrei voluto fare, guarda, te lo garantisco, perché ho fatto fatica, ma insomma, giustamente per educazione l'ho fatto. Allora, per quanto riguarda i medici ospedalieri, la soluzione c'è. Come c'è per quella territoriale? Quella territoriale, abbiamo detto, c'è una carenza. Diamo la possibilità, investiamo nella formazione di personale amministrativo che tiri via tutta la parte burocratica ai medici di famiglia, perché hanno il 70-60% di burocrazia. Ma questo lo dicono i sindacati, vero? Nessuno se ne inventa. Visto che insomma l'assessore e voi fate tavoli ovunque senza dare soldi, nei tavoli questo è emerso. Come è emerso che nell'ospedaliero, dove mancano altrettanti medici, perché ne mancano tantissimi, la responsabilità degli stipendi è della regione in buona parte. Nel 2018, quando è stato fatto il decreto Calabria, a livello nazionale si è detto: bene, le regioni spendano per il personale quello che era l'anno precedente il costo in bilancio. Il problema era uno, che la regione Veneto già spendeva meno delle altre regioni, tanto che siamo la penultima regione in Italia, e ci sarà una responsabilità o no? Allora fermati, finisco il ragionamento. Allora, senza criticare, abbiamo sempre fatto le proposte, come l'abbiamo fatto per la medicina territoriale. Da chi è deciso? Allora, stipendio del medico, ti rispondo, però dopo fammi finire il ragionamento perché non mi lascio. Va bene, prego, Bigon. Allora, gli stipendi del medico, è un contratto nazionale. Ma ripeto, cioè, no, aspetta che finisco. No, perché dovresti saperle queste cose qua, ministri da una vita, dovresti saperle. Allora, è un contratto nazionale, ma la regione ha la possibilità di incentivare. La regione spende milioni di euro per i medici a gettone, fa 1.200 euro a notte un gettonista. Come può un medico ospedaliero che ha 30 anni alle spalle di esperienza accettare uno stipendio di 3-4 mila euro mensile dalla propria regione, quando in realtà uno specializzato magari da poco prende 1.200 euro a notte? Finisco il ragionamento, perché so che ti dà fastidio, ma lo finisco. Bisogna metterli in sicurezza i nostri medici ospedalieri, perché se è vero che è stata, come hai detto tu, programmata in modo sbagliato la sanità, per responsabilità ovviamente a nome e cognome, allora dico, mettiamolo in sicurezza adesso. Ci sono delle alternative, ci sono delle possibilità. Le visite e le liste d'attesa. La Regione Veneto ha messo a disposizione 60 milioni di euro per le liste d'attesa. Allora abbiamo detto anche qua, mettiamo un incentivo che la Regione può dare per le visite intramuenee all'interno degli ospedali ai nostri medici. Invece di dare 60 euro, diamo di più, che così integriamo quello che è il suo stipendio, che è basso e va via per quel motivo lì, e facciamo recuperare le visite. No, è stato dato solo una piccola parte all'interno dei nostri specialisti, ma è stato dato tanto invece al privato convenzionato. Questo è un altro problema. Allora, aspetti Bigon. Villanova, se vuole, però la prego una risposta flash. E Rocco Pavanetto, prego. Ma è semplicissimo, Avarino, vede. Basta fare una domanda. Anche volendo, la regione potrebbe pagare un proprio strutturato come un gettonista? La risposta è no, non può farlo, perché c'è un contratto nazionale per i dipendenti del servizio pubblico. E quindi non si può, anche volendo, arrivare alla stessa quota, dice, certo, mai pagare uno strutturato, vuol dire un medico che lavora dentro i nostri ospedali come un gettonista privato che viene a lavorare per a gettone, appunto, quindi viene chiamato in base a quella che è l'esigenza. Tanto è vero che è dovuto intervenire il governo con una norma nazionale per mettere un limite al costo orario dei gettoni, perché si stava creando un mercato parallelo del privato che entrava in una situazione di difficoltà del servizio pubblico,
e lucrava sul servizio pubblico. È dovuto intervenire il governo per rimettere un limite a quello che è il costo del gettone, al costo orario del medico privato che viene a lavorare nel servizio pubblico. Ma allora ci vogliamo rendere conto che fino a quando continuiamo a sentire queste baggianate che la regione può modificare i contratti, gli stipendi dei medici, stiamo raccontando qualcosa che non sta né in cielo né in terra, che non può fare, perché c'è un contratto nazionale e su questo contratto non possiamo intervenire. Intanto avete potete intervenire in altro modo, ci sono mille modi per intervenire, ma volete la sanità privata, è questo il problema. Volete la sanità privata e il cittadino se la deve pagare, questo è il problema, il cittadino se la deve pagare la sanità. 10.000 euro per un intervento, 10.000 euro per l'intervento al braccio, 10.000 euro, 4.000 euro per la cateratta, questo è il problema. L'Emilia-Romagna vi ha superato, l'Emilia-Romagna vi ha superato, è la prima, siamo arrivati quarti e quinti, siamo penultimi nel sociale, questo è il problema. Ma cosa stai dicendo? Fermi! Insomma, sono dati, l'avete dati voi. Raccontaci i buchi della sanità in Emilia-Romagna, dai, raccontaci come si... Fermi lì, dai, Rocco e poi Pavanetto, dai che devo arrivare ad altri temi, Rocco. Sì, diciamo, la prima stagione di tagli in Italia è arrivata con Tremonti, prima del 2011, poi voglio dire c'è stata una politica a alti e bassi, però tutto sommato mi pare che le responsabilità siano abbastanza equamente distribuite sul tema della salute. Io semplicemente mi pongo una domanda, cioè, se nel 2016 è stata fatta una legge che ha accorpato le ULS, reso le ULS centralizzate, messo nelle condizioni i direttori generali di dover passare per azienda zero per fare un bando di concorso per quanto riguarda il personale, questa riforma ha migliorato o peggiorato la sanità veneta? Secondo me l'ha peggiorata e quindi, voglio dire, potremmo anche pensare di cambiarla. Se invece pensate che la sanità veneta negli ultimi 6 anni sia migliorata, evidentemente questa legge è stata fatta bene. Io l'ho combattuta quando ero amministratore locale, sono ancora amministratore locale, ma quando ero delegato in conferenza di sindaci, perché mi sembrava una legge sbagliata. Secondo me ha sbagliato nel dare i suoi frutti. Da questo punto di vista ha ragione Bigon anche sui fabbisogni formativi. La regione Veneto è sempre stata più bassa rispetto ad altre regioni, perché probabilmente aveva in mente un altro modello di organizzazione ospedaliera. E diciamo, l'ultimo aspetto sul quale vorrei chiudere, è vero che c'è un tema economico per quanto riguarda il personale sanitario, ma se si parla con i medici, se si parla con gli infermieri, se si parla con gli psicologi, non è solo una questione economica. Cioè oggi la sofferenza, ma sarà da 6, 7, 8, 10 anni che tutte le associazioni di medici, ospedalieri, della medicina di gruppo, medici di medicina generale, dicono che c'è un problema di burnout, c'è un problema organizzativo, c'è un problema di relazione con chi amministra e con chi governa. Forse dovremmo provare ad ascoltarli, perché non è soltanto un tema di pagamento, ma è un tema di clima che si respira tra medici all'interno degli ospedali. Allora, intanto sono esplose le telefonate su questo tema, vedo nel sondaggio da quando è iniziato Ring. Va bene, Pavanetto? Chiosa di questo, di quello che è stato detto fino adesso, perché molte sono le parti tecniche che sono state sviluppate dai miei colleghi, soprattutto nel dibattito. Io credo che si debba partire da un punto, ovvero che quando parliamo di sanità e parliamo di azienda zero piuttosto che di aziende US, eccetera, eccetera, già il principio di base, ma questo non è colpa di chi sta amministrando o di chi amministra oggi, ma è proprio una colpa di mentalità. Ovvero siamo andati solo sulla questione della spesa negli ultimi anni, ma questo in generale in tutta Italia, e quindi è stata vista la sanità come una razionalizzazione della spesa invece di essere un servizio alla comunità. Cioè la sanità deve essere un bene pubblico in primis. Poi l'eccellenza del privato, e il privato deve andare a supporto oppure aumentare la qualità, dove la qualità per il pubblico o per le varie zone magari non ci arriva, ci mancherebbe altro. Ecco, poi ci sono i momenti di crisi dove la sanità privata è stata utile per colmare i vuoti della sanità pubblica. Oggi sicuramente da una parte il governo nazionale deve dare delle risposte sul personale e sulla possibilità di investire sul personale da parte delle regioni virtuose, come diceva poco fa il collega capogruppo, dall'altra parte naturalmente c'è da parte della regione di sistemare quello che è da sistemare dopo l'ondata del Covid che ha, diciamo, stravolto tutto il sistema, perché su un bilancio di 18 miliardi, insomma 11 che riguardano le politiche sociosanitarie, vuol dire insomma che è una spesa importante e non è facile razionalizzarla in 4,48.
Va bene, allora, ma ho la pubblicità o no che non mi ricordo, perché stasera iniziamo alle 21, cambia tutto da adesso. Bigon e Villanova, volevate dire qualcosa in chiusura perché vi porto su altri temi per l'ultima parte, eh? Cosa? Dica Villanova. Volentieri, perché anche adesso ho sentito dire che la Regione doveva intervenire sulla formazione degli ospedalieri, ma ricordiamoci che le borse di studio sulle specializzazioni ospedaliere non le ha mai indicate la Regione, è sempre stato il Ministero della Sanità in collaborazione con il Ministero della Ricerca, quindi anche volendo la Regione non poteva intervenire sui numeri delle borse di studio per gli specializzandi per andare a rimpolpare quelli che erano gli organici. E poi quando parliamo di mancanza di medici e situazioni di burnout, siccome anche per formazione forse un pochino ci parlo con i medici, e quando parliamo di burnout è chiaro che i medici non vanno via dal sistema pubblico solo per questioni economiche, ma anche perché mancano i colleghi, perché se una pianta organica di un reparto dovrebbe essere formata magari dico da 15 medici più il primario, e in realtà i medici sono 8 e devono coprire i turni nonostante le mancanze. È follia, certo, ma è follia. Va in burnout. Però, certo. Allora non si può sganciare dalla mancanza di medici questa situazione. Dai, Bigon. Ma allora, per quanto riguarda il discorso sanitario, se è vero, come è stato detto e come lo è, che mancano 3.500 medici, allora ci chiediamo come mai Azienda Zero quest'anno abbia fatto 2023 fino a novembre, abbia fatto concorsi per 1.000 medici. Ne mancano 3.500, vero che tanti vanno deserti? Perfetto, però facciamoli per il numero giusto, perché altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sì, ma se non vengono saturati. Che c'è la volontà. L'altro punto di vista, gli ospedali SPOC, che sono quelli territoriali, sono quelli che vivono peggio la situazione. Perché? Perché quelli importanti, dove c'è effettivamente la complessità, l'eccellenza che abbiamo in Veneto, perché abbiamo due università veramente che formano tanto, ma poi dobbiamo trattenerli anche i medici perché rischiamo che vadano via tutti o tanti. E gli ospedali SPOC, dove non c'è una prospettiva, quello è il problema, perché noi dobbiamo investire in tecnologia e in prospettiva, dare la possibilità ai nuovi medici, quelli giovani, di poter far carriera, di vedere un futuro, perché altrimenti in quegli ospedali lì non ci vanno. Mettere in sicurezza vuol dire investire, potenziare le strutture in modo tale che il personale ci vada, perché il problema non è il numero di medici, anche ma solo in piccola parte. Il problema è che tanti dei nostri pubblici se ne vanno nelle altre regioni e vanno all'estero e poi non tornano. Va bene. Infatti, nelle altre regioni non mancano i medici, infatti. No, meno. Nelle altre regioni sono pieni di medici. Meno, tanto che il numero delle liste d'attesa, il numero è diverso. Sicuramente, guarda. Voglio proprio andare a vedere le altre regioni se effettivamente hanno una situazione. Il libretto che abbiamo fatto. Sì, il libretto che avete fatto voi. Non l'avete mica contestato. Andiamo a vedere nella vostra Emilia Romagna, ripeto, andiamo a vedere che buco l'Emilia Romagna è prima, te lo ripeto, l'Emilia Romagna è prima adesso. Prima c'era il Veneto anni fa, adesso c'è l'Emilia Romagna. La quinta regione, vuol dire che siamo tra le ultime, vero, del nord-est, vedremo a fine anno l'eccellenza. Ma di questo io non sono contenta. Vedremo quando dovrete andare contenti. A tagliare in Emilia Romagna. Guarda, e dopo vediamo. Noi critichiamo pochissimo, rileviamo i problemi, diamo le soluzioni. Guarda, però il problema anche di Zaia, che dice no, dobbiamo investire nel pubblico, è che le parole non seguono i fatti, perché di fatto da dati regionali, perché giustamente io dico quelli che dà la regione, che poi sono attendibili relativamente per i numeri che abbiamo, sono attendibili perché sono determinati numeri, dagli dati regionali risulta che dal 2019, data e anno delle ultime schede, sono aumentati i posti letto nei privati del 7% e sono diminuiti senza alcuna discussione dell'11% quelli pubblici. Ferma lì, fermi. Cosa Pavanetto? Aspetti Villanova, cosa Pavanetto? Solo per dire che dato dall'assessore dell'Emilia Romagna, quest'anno nel 2023 chiude con 300 milioni di disavanzo, 1 miliardo totale rispetto agli anni precedenti, però. Il bilancio sanitario 800 milioni. Ma adesso, ma
800... Però... siccome allora Anna Maria si prende sempre ad esempio la regione, è giusto per dire anche la necessità. Le assunzioni, le USL hanno rinviato le assunzioni perché non hanno la somma necessaria per pagare il personale. Ma di cosa stiamo parlando? E poi il personale va messo anche nelle condizioni di lavorare, quindi va organizzato. No, il personale se io assumo pagato, e poi... il personale va pagato. È perché c'è qualcuno che non è pagato in Veneto? C'è qualcuno che non è pagato in Veneto? Allora, il personale va pagato, e siccome che per voi è un costo, da quello che è emerso, prendono l'attività nel 2024 pur essendo, avendo vinto il concorso quest'anno. Quello è il problema, perché non avete la disponibilità economica, ma questo l'ha dichiarato le USL, mica l'ho dichiarato io, vero? Va bene, allora vi fermo, dai che ho la pubblicità, poi vi faccio sentire tema elezione diretta del Presidente del Consiglio e migranti in Albania, che continua con la polemica sullo sciopero. Intanto vi faccio vedere cos'è il Corriere, confermato, grazie Tony, eccolo qua, confermato lo sciopero del 17 novembre, il garante non ci sono i requisiti, Salvini, se CGIL e UIL non rispettano le regole interverrò, cioè quindi sarebbe la prescrizione. La precettazione. E questo, di questo parleremo alle 22:30 con altri due ospiti, cioè insomma il confronto, lo scontro tra Lega, Salvini e la CGIL sullo sciopero del 17. A tra poco. Porre fine alle politiche che spostano le frontiere europee e fanno accordi cinici con altri governi per negare il diritto costituzionale all'asilo. L'abbiamo visto con la Turchia, con la Libia, con la Tunisia, oggi con l'Albania. Anzitutto non c'è nessun accordo, perché gli accordi in questo paese, gli accordi internazionali, devono passare dal Parlamento e noi non abbiamo visto nulla. Forse perché sanno che è in contrasto col diritto internazionale, la Costituzione che dice che si può chiedere asilo sul territorio della Repubblica. Questo diventa una specie di respingimento collettivo verso un paese terzo, senza che si capisca chi esaminerà quelle richieste e con quali garanzie. Mi sembra che Giorgia Meloni si inventi di tutto pur di non fare la cosa necessaria per l'Italia: cambiare le regole europee e chiedere anche al suo amico Orban di fare la propria parte sull'accoglienza. Forti coi deboli e deboli coi forti, perché se la prendono sempre, pensateci, coi migranti irregolari e mai con chi li impiega irregolarmente nei campi e nelle aziende. È facile così. Allora, così Eli Schlein nelle scorse ore. Intanto la Meloni ha fatto sapere come questo accordo con l'Albania passerà dal Parlamento. Va bene, Pavanetto è anticostituzionale, dice Schlein. Allora, intanto io ringrazio ogni giorno la Schlein, perché più lei interviene su questi temi e più noi aumentiamo il consenso, e quindi bisogna ringraziarla e spero che rimanga a lungo lì, perché non c'è persona più distante dalla realtà delle parole che abbiamo sentito del leader del Partito Democratico, poi comunque si vede ad ogni tornata elettorale. Io penso che il presidente Meloni abbia fatto il passaggio epocale, ha preso un paese che, ricordo, è di Rama, il primo ministro albanese è legato al Partito Socialista Europeo, non è un estremista di destra, ha fatto un accordo con un paese come l'Albania che sta facendo un lungo percorso per entrare in Europa, quindi è un paese vicino, non è la Turchia che ha una mentalità totalmente diversa rispetto all'Europa, ma che il PD ha sempre difeso, e dall'altra parte cerca di risolvere un problema che da soli non possiamo gestire. Quindi penso che sia stato un accordo che può dare una mano a 36.000 persone in un anno, in due centri che sono a Schengen e a Gjaber, mi pare adesso che si possa chiamare così, non vorrei sbagliare il termine delle due città, delle due realtà, e quindi possa togliere via quel problema, tra virgolette, di gestione delle persone che poi umanamente non vengono gestite, perché questo è il problema, cioè l'accoglienza indiscriminata poi li fa rientrare nella microcriminalità oppure li abbandona in mezzo a una strada, e questo è quello che noi non vogliamo. Quindi penso che non ci sia accoglienza migliore che garantire un futuro alle persone che possono arrivare e soprattutto però rispedire i clandestini a casa propria. Nicola Rocco? Allora, io non penso sia incostituzionale, non penso sia in contrasto con il diritto internazionale, semplicemente dal mio punto di vista è completamente inefficace.
nel senso che parliamo di cosa, 30.000 persone su 150-160.000 che sbarca nel nostro paese. Cioè, se il nostro obiettivo è quello della ridistribuzione, che sarebbe, diciamo, l'unico obiettivo vero da portare a tavoli europei, gli altri paesi vedranno questo accordo, si metteranno a ridere e diranno sostanzialmente bene, l'Italia si accontenta di andare a spese proprie, spendendo 20 o 30 milioni di euro all'anno, a organizzare dei centri con personale nostro, gestiti da noi, dove le responsabilità saranno nostre, perché l'Albania dice poi alla fine fate quello che volete, se non riusciamo a rimpatriarli ve li rimpatriate voi a spese vostre. Non so, io ogni tanto rileggo le biografie di De Gasperi, di Mattei, vedo il piano industriale che sta facendo la Germania, in cui dice sostanzialmente che porterà 30 miliardi di euro per i semiconduttori e che andrà a prendere la manodopera per lavorare sui semiconduttori e per vincere la competizione mondiale sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale. Vedo queste cose e mi chiedo, ma noi ci presentiamo alle europee come paese con un accordo per 30.000 persone che per carità soffrono, ma che non risolverà il vero problema dell'immigrazione per questo paese? Però non è questo, perché i patti fatti con il Nord Africa per diminuire gli arrivi, per bloccare gli arrivi, quindi da 150.000, non dobbiamo ragionare che sono continuamente 150.000, e su questi 150.000 in meno che possono, dai 150.000 scalare quelli che possono arrivare in meno, 36.000 cercare di distribuirli, penso che sia, ripeto, una gestione intelligente per non essere sovraccarichi e non riuscire poi a gestire effettivamente il problema. Quindi penso che sia uno dei tanti modi per gestire il problema, non la soluzione finale, diciamo, del problema stesso. Perché il primo è quello di non farli partire, il secondo è quello di chiedere ai paesi che non li facciano partire, e poi una cosa, sull'immigrazione regolare, certo, ben venga, abbiamo necessità anche soprattutto nel mondo turistico, senza andare nel piano industriale, abbiamo forte necessità di immigrazione che possa venire a lavorare e formata. Su quello ci sta il ministro Urso, come tanti altri ministri, stanno lavorando su questo piano per cercare di aprire quei canali che negli anni sono stati chiusi con gli accordi bilaterali. Sì, è che io lo vedo un po' da una parte una soluzione estemporanea che non affronta in maniera strutturale il problema, e dall'altra rischia, secondo me, non è un problema dal punto di vista del diritto internazionale, è che temo che da un punto di vista, diciamo, degli accordi internazionali rischi di metterci in una posizione di debolezza contrattuale nei confronti di altri paesi europei. Va bene, Bigon, per lei, e poi sentiamo Villanova. Invece il paradosso, diciamo, rigiro il ragionamento di Nicolò Rocco. Abbiamo mostrato all'Europa che qualcuno decide, noi facciamo da soli, no? C'è chi, poi non so quanti, dopo l'Albania, possono venirci incontro, definiamo così. È chiaro che l'Albania poi ha il suo interesse, che è quello di entrare nell'Unione Europea. Va bene, prego. Ma io condivido quello che è stato detto effettivamente da Rocco, nel senso che il problema c'è, esiste, e non c'è dubbio, è aumentato, è raddoppiato rispetto all'anno precedente, per cui di fatto, insomma, non ha risolto il problema e non lo sta risolvendo, non è questo il modo. Perché? Perché da un certo punto di vista abbiamo sempre detto, e penso condividiamo, ma l'ha detto anche la Meloni all'inizio, dopo la campagna elettorale e l'insediamento, lotteremo per diventare forti all'interno di un'Europa e quindi per cercare di rendere responsabile l'Europa di fronte a questo problema enorme. Allora, due sono le soluzioni. Uno è il cambio della normativa. L'altro è effettivamente essere forti. In realtà non abbiamo fatto né l'uno né l'altro e andiamo a fare un accordo con l'Albania per prendere una piccola parte di quelli che sono gli immigrati, perché è un quinto di quello che effettivamente abbiamo oggi, ma non risolviamo il problema perché spendiamo soldi, ci indeboliamo nei confronti dell'Europa, che di fatto vedrà che la soluzione per l'Italia è quella lì, ma non solo, ma siamo andati a vedere quanti soldi spendiamo adesso per l'immigrazione e come li spendiamo, perché se noi guardiamo cosa sta succedendo all'interno di quei centri, io credo che va contro ogni integrazione, contro ogni umanità. Allora, non è questa la soluzione e non è questione di destra o sinistra. Consigliere Bigon, però per 9 anni è stato gestito da voi il problema, no? Ricordiamo, gli ultimi 9 anni, ho capito io, però è chiaro che poi il problema non lo fermi, perché si sono abituati a trovare questo tipo di accoglienza. Allora, no, non è che l'immigrato viene perché si è abituato, non è questo. Noi abbiamo una norma che si chiama
la vostra maggioranza, Bossi Fini, insomma, siete stati al governo dei voi mai, però insomma, i vostri alleati. Quelli che arrivano col barcone non c'entrano con la Bossi Fini. E non avete risolto il problema, perché è facile urlare, poi quando si va al governo almeno fare il minimo necessario, cosa che non abbiamo visto nemmeno questo, perché non solo sono gli accordi bilaterali con l'Africa, con il Nord Africa e l'accordo con l'Albania sono già due accordi che non sono stati fatti l'altra volta. Quali accordi avete fatto che non avete risolto il problema? Perché l'accordo che siete andati a fare non ha risolto alcunché, tantomeno in Albania, anzi credo che mostri veramente una debolezza enorme. E poi andate a fare accordi con il Nord Africa, con leader del genere che sono contro ogni diritto umano. Ma insomma, io credo che il principio base di un politico dovrebbe essere quantomeno di verificare con chi di faccia gli accordi. Milanova. Ma io intanto parto da visto che parlavamo dell'Europa, mi sembra che Scholz, il cancelliere Scholz, non sia proprio d'accordo con quello che dicevano Rocco e la Bigon proprio in questi minuti, perché mi sembra che abbia aperto a una soluzione simile a quella che è stata proposta dall'Italia e l'ha dichiarato oggi anche sui giornali italiani. Sta portando avanti una politica che tra l'altro ha spiazzato anche la sinistra tedesca, dicendo che partirà con un piano per i rimpatri coatti di una parte degli immigrati irregolari che ci sono in Germania e taglierà i contributi a quelli che sono proprio per l'assistenza di questi immigrati. Quindi questa è la politica che porta avanti un'altra parte di sinistra europea che stavano invocando i due ospiti che ci sono oggi in trasmissione. Quindi non mi sembra che a livello europeo i governi che siano di destra o di sinistra si stiano muovendo in maniera molto diversa, cioè da quello che sta facendo il nostro governo. Io credo che l'accordo con l'Albania sia un accordo che potenzialmente può fare soprattutto da deterrente per le partenze, perché il nostro primo obiettivo deve essere quello di non far partire la gente sui barconi, perché così si evitano i morti in mare, non c'è da bisogno di salvare persone che rischiano la vita quotidianamente magari in mezzo alle burrasche o con mari che partono con mezzi di fortuna perché sono spinti dalla mafia, da quei criminali che li mettono su qualsiasi cosa galleggi per mandarli e prendersi migliaia di dollari e stiamo finanziando e questi stanno finanziando comunque la criminalità nordafricana che ci riempie il nostro paese. Ecco, allora, visto che noi dobbiamo impedire le partenze, sicuramente questo accordo con l'Albania è un grande deterrente, perché se uno prima di partire sa che può finire in Albania, sicuramente è diverso da quello dall'idea di finire in Italia, e questo secondo me funzionerà. Dopodiché è un tentativo, adesso tutti quanti ci auguriamo che funzioni, però sicuramente ci stiamo muovendo per mettere una pezza a una situazione che si sta creando nella totale indifferenza dell'Europa. Questo grazie bisogna... ad Alberto Villanova, ad Anna Maria Bigona, Luca Spavanetto e a Nicolò Rocco. Pochi istanti di pubblicità e poi affrontiamo il tema dello sciopero. Si fa, non si fa, perché questo scontro tra Lega e CGIL? Ah, bravissimo, grazie Tony, perché sono il solito. Crisi sanità, ha ragione Tosi, no, per il 78,1%. Più di 2000 telefonate, non ho visto l'ultimo dato, è Gongola, Villanova. No. Ormai l'ho detto. Non gongolo, perché allora se c'è una cosa che non faccio è quello di minimizzare quelli che sono i problemi. No, scherzo, ovviamente. Però è un dato. Però dai, questo sondaggio mi fa piacere. Alberto, è un dato che la gente è stufa di sentire parlare dei problemi, vuole le soluzioni, e questo è l'esempio lampante. Va bene, allora, più di 2000 telefonate, quindi grazie tantissime. Ecco il risultato del sondaggio. Dopo la pubblicità parliamo dello scontro altissimo su fronte politico, non solo, per quanto riguarda lo sciopero del 17. Tra poco. È prevista tutta una serie di scioperi da qui ai prossimi mesi. Guai a mettere in discussione il diritto allo sciopero, il diritto alla rivendicazione di lavoratrici e lavoratori, però
le giuste rivendicazioni di qualche categoria, penso allo sciopero indetto per 24 ore per venerdì 17 novembre, non possono negare il diritto al lavoro di altri milioni di italiani. Non possono esserci scioperi di 24 ore. Non puoi fermare il paese per 24 ore. So che la Commissione di garanzia è già intervenuta, perché fermare i treni, fermare gli aerei, fermare gli autobus, fermare le metropolitane, fermare il trasporto pubblico locale per 24 ore significa mettere in ginocchio un paese il venerdì. Poi casualmente sono quasi sempre il venerdì o il lunedì. Difficile vedere uno sciopero il mercoledì, però non entro nel merito delle scelte sindacali. E quindi bene ha fatto la Commissione di garanzia a chiedere un contingentamento. Scioperare per 4 ore per rivendicare miglioramento salariale assolutamente legittimo, per 24 ore no. Se i sindacati aderiranno alle richieste della Commissione di garanzia, bene, altrimenti l'ho già fatto prendendomi la mia quota parte di attacchi, però questo è un governo politico, si prende la responsabilità di fare scelte politiche, l'abbiamo dimostrato anche nel codice degli appalti ribaltando la logica della contrattualistica pubblica. Quindi il diritto allo sciopero di qualcuno non può fermare il paese per giorni e per settimane. E quindi se i sindacati aderiranno alla richiesta della Commissione di garanzia, bene, altrimenti c'è lo strumento della precettazione che è previsto dalla norma e quindi vedremo di essere conseguenti. Allora, così il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in questo scontro molto duro, in particolar modo con la CGIL. Saluto e ringrazio Nicola Talmi della CGIL, buonasera. Salve. Collegato l'onorevole Gianangelo Boff, buonasera sindaco per la Lega. Buonasera, buonasera a te, ai telespettatori e ad Atalmi. Allora, la novità di queste ore è che il garante dice non ci sarebbero i presupposti per lo sciopero generale e quindi la Lega dice castigato il capriccioso Landini e c'è chi non rispetterà i limiti imposti. Quindi non c'è ancora una precettazione di questo sciopero contro la manovra previsto per il 17, però questa presa di posizione del garante vorrei capire cosa significa, ma perché volete scioperare e perché la Lega o il governo, comunque la Lega in particolar modo col suo ministro, è contrario. Prego Atalmi, anche perché lei qui qualche settimana fa spiegò dal suo punto di vista la manovra, no, di governo. Prego. Sì, beh, noi scioperiamo proprio contro Salvini, precisamente, se dovessi fare un nome esattamente, sì, contro Salvini. Salvini perché? In campagna elettorale aveva detto agli italiani votatemi che cancellerò la riforma Fornero, l'ho già fatto con quota 100. Questo governo ha messo mani alla riforma Fornero peggiorandola, hanno ridotto gli spazi per l'ape sociale, per opzione donna, è rimasta la pensione a 67 anni, anzi l'hanno anche allungata un po', e cattive notizie anche per i giovani. Quindi voglio dire, se c'era qualcuno, il politico Salvini, che la per Fornero, prendere voti dice cambieremo la Fornero, e poi da ministro si lamenta anche che i lavoratori scioperino contro di lui, è tutto paradossale. Poi scioperiamo anche per la questione delle aliquote fiscali, perché questa è una manovra che non mette soldi nelle tasche dei lavoratori, perché proroga solamente il taglio al cuneo contributivo che ce l'avamo già, quindi non ci saranno soldi in più, anzi fa la flat tax per le partite IVA fino a 85.000 euro, quindi i motivi per scioperare ci sono tutti. Peraltro capisco che Salvini non abbia mai lavorato, ma segnalo che chi sciopera il venerdì intanto ci rimette la giornata di lavoro, e quei settori che scioperano venerdì sono tutti i settori che lavorano anche il sabato, per cui la cazzata sul weekend poteva risparmiarsela. Fermo lì, Boff. Beh, allora, intanto non è vero, perché in realtà la Fornero è stata bloccata e procrastinata grazie a questo intervento. Questo governo nella sua manovra di bilancio ha messo 10 miliardi in una manovra di bilancio che era molto restrittiva e molto difficile, ha messo 10 miliardi per l'abbattimento del cuneo fiscale soprattutto sui redditi più bassi, e penso che questo sia sotto gli occhi di tutti e nessuno può dire il contrario. Se riduco il cuneo fiscale è chiaro che rimane di più in tasca ai lavoratori. Ma non ci vuole un matematico per capire una cosa del genere, che se riduco il cuneo rimane in più in busta paga al lavoratore. Forse questo è il motivo per cui la sinistra si arrabbia, perché tutto quello che non è stato fatto dai governi di sinistra negli anni, vedi il rinnovo dei contratti degli insegnanti,
vedi il rinnovo dei contratti sul pubblico impiego, cosa che non è mai stato fatto dai governi di sinistra, lo fa questo governo qua. Potevamo fare una manovra più ampia? Sì, avendo nelle risorse, sì, non avendo i 20 miliardi strutturali all'anno per 5 anni sul bonus 110, magari c'erano più margini, però questa manovra, ricordo che rispetto a quota 103, gli impegni di Salvini sono degli impegni che sono stati presi nell'arco del mandato, e nell'arco del mandato ci impegneremo anche sulle pensioni. Ovvio che non era possibile, ereditando comunque una situazione come quella che abbiamo ereditato, con i tassi di interesse che aumentano, con il costo dell'energia che è aumentato, la situazione geopolitica mondiale sicuramente ha portato nei bilanci di tutti gli stati mondiali e soprattutto anche quelli europei dei problemi. Però nonostante tutto ciò facciamo una manovra dove mettiamo nelle tasche dei lavoratori dei redditi più bassi, mettiamo 10 miliardi di euro. Allora, aspetti onorevole, intanto la Will dice subito a stretto giro non rispetteremo i divieti, cioè come dire sciopereremo comunque per 24 ore, almeno la Will. Anche su quello Salvini non se l'intende, 24 ore è la finestra della giornata di sciopero, è ovvio che non ci sia uno sciopero di 24 ore, ognuno sciopera per il suo turno di lavoro. Caro Salvini, un lavoratore non lavora 24 ore, lavora 6-8 ore, quindi il lavoratore sciopera nel turno di quella giornata. Sì, però se io prendo il primo turno, il secondo turno... Aspetti, boff, arrivo. Il primo turno, il secondo turno, il terzo turno, faccio 3 per 8, 24. Peraltro è noto a tutti che nel trasporto pubblico locale dei treni ci sono sempre le fasce protette, quindi in realtà anche la bugia del fatto che la gente non potrà andare a lavorare, le metropolitane, non è vero nemmeno quello. Dopodiché lo sciopero in sé funziona così, io ci perdo la giornata di lavoro, è chiaro che sto cercando di dare il maggior disagio possibile, perché chiedo al governo di interloquire, di parlare, di ascoltare non solo le voci dei tassisti, che quelli invece non li precetta mai Salvini, non solo la voce dei balneari che non si può toccare, ma anche la voce dei lavoratori, perché tra l'altro, per correggere un po' quello che ha detto Boff, il famoso taglio al cuneo fiscale è il taglio che aveva introdotto Renzi prima. Poi Conte, poi Draghi, la Meloni lo ha solo confermato per un anno, esclusa la tredicesima. Per cui non diciamo che questo governo ha fatto quello che non ha fatto la sinistra. Ha solo confermato il taglio del cuneo fiscale. Presidente, se non fosse così, a gennaio i lavoratori prenderebbero 80 euro in più, invece semplicemente non prendono 80 euro in meno. Fermi lì, prego. Se parliamo di pubblico impiego, chi ha rinnovato il contratto degli insegnanti dopo 10 anni? L'ha fatto questo governo. Non ho contestato questo. E comunque, se veramente l'hanno fatto i governi precedenti, perché non hanno fatto, l'hanno fatto solo per un anno e non l'hanno fatto strutturale? Hanno sbagliato. Non mi sentirà difendere né Draghi né Renzi a me, francamente. Io dico, so che lei è una persona seria, sa perché lo dico? Perché siccome poi, rispetto alle promesse dei politici, il lavoratore con la sua busta paga viene da me e verrà da me gennaio dicendomi: a Taimi, ma qua la Meloni mi ha detto che mi dava 100 euro in più. No, Ciccio, erano i 100 euro che c'erano già prima, che sono stati prorogati per l'anno successivo. E questi lavoratori devono saperlo. Ripeto, la manovra non è stata sicuramente una manovra facile. Detto questo, vorrei capire anche perché di solito gli scioperi sono unitari, come mai ad esempio la CISL non sciopera venerdì 17? Bisogna chiederlo alla CISL. Esatto, va in piazza a manifestare tra l'altro il sabato successivo e segnalo che fa una manifestazione per i fatti suoi. I famosi scioperini di cui parla Salvini, e ha ragione quando dice da qui a fine anno c'è un sacco di scioperi, quegli scioperini che sono quelli che impediscono anche, voglio dire, alle organizzazioni più grandi di fare scioperi per la regola del raffreddamento, sono i sindacatini tipo la CISL, che sono molto amici di Salvini, perché mi domando come mai Salvini non interviene adesso mai contro gli scioperi che vengono proclamati dai sindacati autonomi, come mai? Intanto perché non contano niente e fermano pochissimo, però fatalità sono contro quelli della CGIL, quelli sono quelli amici di Salvini, allora uno dice qualcosa diverso. Era il congresso della CISL, quello che è il pensiero. Sì, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Però cosa c'entra? Per quei scioperi, per quei sindacatini lì, allora, che non rappresentano nessuno, Salvini non si arrabbia mai.
Allora, diciamo che anche la Meloni è andata al congresso della CGIL, però non lo vedo proprio il suo. Fermi, aspetti, Boff, aspetti. Arrivo subito. No. Mi fa capire con questo. Aspetti. Il garante non è Salvini. No, certo. Allora, io dico solo le dichiarazioni. No, certo, io dico le dichiarazioni di Salvini. Con no. questo intervento del garante cosa può cambiare? Cioè, il garante dice non si fa più lo sciopero, non ci sono i presupposti. Insomma, chiaramente il garante non potrebbe fare una cosa del genere. No, allora, perché è casomai il ministro a precettare. Lo sciopero, però... lo sciopero di venerdì riguarda i lavoratori delle poste, i miei, che non sono precettati e sciopereranno completamente. La scuola, il pubblico impiego e i trasporti. Solo sui trasporti e probabilmente solo per il trasporto aereo e il trasporto pubblico locale probabilmente ci sarà una rimodulazione dello sciopero per garantire appunto i servizi essenziali. Per cui lo sciopero il 24, che è il venerdì dopo, c'è lo sciopero di tutta l'industria. Della FIOM, no? Tutta eccetera. L'industria, il commercio e tutti gli altri. Però per ora si parla solo di quello del 17, sì, no? Sì, perché sono servizi pubblici essenziali e quindi c'è il garante degli scioperi. Ovviamente nel settore privato dell'industria non c'è alcun servizio essenziale, quindi da quel punto di vista non ci sono quindi problemi. Quindi quello che può cambiare... Aspetti, boh, arrivo solo per comprendere meglio, che per quanto riguarda i trasporti, trasporto pubblico locale, quindi e treni, bus... E pullman, bus, esatto. E aerei... potrebbero, oltre alle fasce di garanzia... avere una rimodulazione. Quindi sì. una fascia di lavoro più ampia, esatto, ecco, sì. Di sciopero ridotta. Ecco. Boff, prego. E tra l'altro, per quello che riguarda il comparto sanità e il pubblico impiego, ci sono già dichiarazioni del sottosegretario Durigon che stanno valutando, perché ovviamente il contributo che hanno dato i medici in questi anni e tutto il comparto, diciamo, della sanità... è stato un contributo molto importante per il Paese e già ci sono dichiarazioni anche del sottosegretario Durigon che stanno vedendo adesso con la manovra di trovare degli aggiustamenti proprio per i settori del pubblico impiego. Quindi vediamo, sì. ci stiamo anche lavorando. Come ripeto, cioè, si fosse potuta fare una manovra da 48 miliardi, perché noi stiamo facendo una manovra da 28 miliardi, ma in realtà se computiamo anche i 20 miliardi di bonus 110 che ci troviamo ogni anno è come fosse una manovra da 48 miliardi, certo. quindi fra virgolette in quel poco abbiamo cercato di andare incontro il più possibile, di mantenere la vicinanza del governo soprattutto alle fasce deboli e ai redditi bassi della popolazione. Quindi voglio dire, se questa può definirsi una manovra contro i lavoratori, assolutamente no. È una manovra che ha deluso, adesso Boff, al di là, insomma, voglio dire, ha deluso rispetto alle possibilità che si poteva fare qualcosa di meglio e di più serio sulla questione delle pensioni, senz'altro, e sulla questione del fisco, perché noi stiamo denunciando, e voi lo sapete bene, che i salari reali degli italiani hanno perso il 7% solo nell'ultimo anno a causa dell'inflazione. Vuol dire che una persona che prendeva 1.500 euro è come se prendesse 1.390 euro. La gente non arriva a fine mese. Noi ovviamente sappiamo che non è responsabilità del governo e che dobbiamo contrattare con le controparti gli aumenti di stipendio. Però, ad esempio, una manovra che incida davvero sulla questione fiscale, perché le tasse sono alte per chi le paga, i lavoratori li hanno trattenuti alla fonte e quindi hanno una tassazione particolarmente pesante. In questa fase, secondo noi, di crisi, è importante mettere qualche soldo in più nelle tasche dei lavoratori e dei pensionati piuttosto che di quelli che stanno già bene, perché sono i lavoratori e i pensionati che poi muovono l'economia. È stato messo quasi il 50% della manovra proprio su questo, il 50% della manovra è proprio su questo, oltre alle varie voci di incentivo per le famiglie, perché ricordiamoci che il nostro paese, il sistema pensionistico, ha sì un problema a breve termine, ma ha un problema che oggi ha evidenziato anche il ministro Giorgetti, di sostenibilità a medio e lungo termine, nella natalità. Cioè questo governo per la prima volta comincia ad attuare anche delle politiche di incentivi per la natalità, per le famiglie numerose. Si può fare di più, si può sempre fare di più, però in quella direzione stiamo andando, perché se non andiamo ad intervenire su quello che è il tema strutturale, probabilmente staremo qua ogni anno a parlare di pensioni, perché il problema è che attualmente il sistema pensionistico non sia sostenibile è sotto gli occhi di tutti, cioè non serve che lo dica, l'ha evidenziato anche il ministro dell'economia,
Ma poteva evidenziarlo un ministro dell'economia leghista, come avrebbe potuto evidenziarlo un ministro dell'economia di altro colore politico, perché sono dati oggettivi. Quindi bisogna ragionare sì su politiche di breve termine, ma dobbiamo ragionare anche su politiche di medio e lungo termine che consentano poi di avere una sostenibilità di tutto l'impatto. Ma allora, di fatto, pensioni. Un po', guardi Boff, la dico così, un po' come ricordo sempre, sulla sanità avete ragione tutti e due, cioè scende la percentuale rispetto al PIL, sì. Però in realtà siccome il PIL è cresciuto ci sono più soldini, no? Fermi, questo, fermi, non voglio... questo mi consenta di dirlo, è il governo che in termini di saldo assoluto, sì, al netto del Covid, ha messo più soldi sul comparto sanitario che non qualsiasi altro governo prima, ma sono i numeri che lo dicono, i numeri assoluti, e non possiamo sceso fare sceso però in percentuale rispetto al PIL, quindi avete ragione, ma... entrambe le parti. No, allora, non solo, non solo, mi permetto di dire che facciamo finire Boff, sono con il periodo Covid, ma noi non possiamo paragonarlo al periodo Covid in cui il PIL è crollato. È ovvio che nel periodo del Covid in cui era tutto bloccato il PIL è crollato e quindi è aumentata la proporzione tra la spesa sanitaria e il PIL che era crollato nel frattempo perché c'erano le fabbriche ferme. Ma mi sembra una cosa normale ragionare, certo. Ma se noi andiamo a vedere i dati del rapporto tra PIL e spesa sanitaria al netto del periodo Covid, vediamo che questo governo è il primo governo che ha aumentato gli stanziamenti in sanità, e questi sono numeri. Oltre alla questione del PIL, segnalo che con un'inflazione al 7%, siccome anche le aziende sanitarie pagano i fornitori, le aziende sanitarie si troveranno a dover pagare l'aumento dei costi al 7%, penso al riscaldamento, a tanti servizi e quant'altro, a fronte del fatto che le risorse sono quelle senza l'aumento del 7% di inflazione. Senta, però poi qui c'è Tosi che ha scatenato nelle ultime ore, no, un attacco molto pesante sulla sanità del Veneto in particolar modo, e sarà nostro ospite tra l'altro domani sera per parlarne, ne abbiamo già discusso con gli ospiti prima, però cosa ha detto il sottosegretario Bitonci imprese made in Italy, insomma, un po' anticipando la manovra, che è chiaro che è stato prorogato di fatto, però non è diventato strutturale quell'intervento sul taglio delle tasse, no? Nelle buste paga dei contributi previdenziali, il cuneo contributivo, esatto. No? Fino a 35.000 euro, cioè dal 1 gennaio 2024 si sarebbe azzerato se non avessero trovato le risorse per farlo andare avanti, no? Cioè, quindi perché si va in piazza allora? Per le pensioni? Perché comunque queste persone, chi sciopererà, non vedrà, è chiaro, no? I 1.000 euro in più, no? Però continuerà ad avere quel taglio. Noi andiamo intanto perché siamo stati presi in giro sulla questione delle pensioni senz'altro, ma ripeto che se si dice che il lavoratore avrà 80 euro in più in busta paga, purtroppo si dice una bugia, semplicemente non se li troverà in meno. Allora, anche sul taglio contributivo, ricordiamoci che stiamo parlando della quota parte che paga il lavoratore dei contributi previdenziali, mentre gli altri sono a carico ovviamente del datore di lavoro, e che da 3 anni, diciamo così, le abbiamo tagliata e la paghiamo noi con le tasse, poi, perché non è che questi soldi non entrano nel montante contributivo del lavoratore, ed è una prospettiva di lungo periodo che non possiamo pensare, lo dico anche a voi che governate il paese, che governate anche l'anno prossimo, non potete pensare ogni anno di ipotecare, ipotecare 10 miliardi ogni anno per rinnovarla ogni anno. Dobbiamo trovare una riforma che sia strutturale, perché quando si dice che il costo del lavoro in Italia è alto, si intende che le tasse che gravano sulle buste paga dei lavoratori sono alte, sono tra le più alte in Europa. È quello il tema, va redistribuito il peso fiscale dal lavoro alla rendita, è questo che va fatto. La riforma coraggiosa, per non dover essere costretti ogni anno a fare queste finanziarie, che bisogna prendere le decisioni, i soldi devono pagare chi i soldi li ha. Il famoso extra profitto delle banche, che sembrava che la Meloni avesse fatto la rivoluzione, a momenti ci guadagnano le banche con la legge, con l'introduzione sull'extra profitto, per cui vanno fatte delle scelte. Non è proprio come dice lei, perché altrimenti l'ABI non si sarebbe agitato. Cioè, se l'ABI si è agitato vuol dire che comunque... E comunque ricordo che il governo che ha avuto il coraggio di intervenire
sulle banche è stato questo governo, non i governi precedenti, è stato questo governo che ha avuto il coraggio di tassare gli extra profitti delle banche. È vero. Allora, cioè, però dobbiamo dirla questa cosa. Nessuna, le banche possono scegliere o pagare la tassa o metterli da parte, hanno scelto tutti di metterli a parte, ovviamente. Cioè. Perché? Perché ovviamente il metterli da parte vuol dire garantire maggiori crediti negli impieghi e quindi mettere liquidità nel mercato. Cioè, speriamo. Che per la banca equivale, perché non sono somme da poter destinare a dividendo, sono somme che vengono accantonate e che garantiscono maggiore liquidità nell'assegnazione dei crediti. Allora, questo va detto, perché logicamente il mercato ha bisogno di liquidità, le persone hanno bisogno di poter fare i mutui per comprare le abitazioni. I tassi di interesse bisognerebbe che si abbassassero. I tassi di interesse e qui non dipende dal governo, per carità. E qui non dipende dal governo, ma su questo, se vuole, possiamo fare una battaglia comune con la Lagarde. Assolutamente. Che in un momento come questo, dove l'inflazione non è data, perché se noi avessimo un'inflazione dove la gente si accalca nei supermercati, certo, per andare a comprare roba e aumenta il prezzo delle merci perché c'è un eccesso di domanda, allora sarebbe giusto quello che fa la Lagarde, certo, aumentare i tassi per bloccare un attimino la spinta inflattiva. Ma questa inflazione non è dovuta da un eccesso di domanda. Certo. Questa inflazione è dovuta dall'aumento del costo delle materie prime, che era calcolabile dal fatto che, venendo fuori dal Covid e riaprendosi tutto in maniera molto repentina, ci sarebbe stata l'incetta delle materie prime e l'aumento dei costi. Poi le guerre in giro per, esatto, il mondo hanno dato il loro contributo, ma aumentare i tassi di interesse in questo momento qua è veramente come buttare benzina sul fuoco, perché logicamente chi già si trova in crisi per l'aumento dell'inflazione, perché costa di più la benzina, perché costa di più il riscaldamento, si trova a vedere aumentato anche il mutuo della casa. Cioè, infatti non ha raffreddato l'inflazione, infatti, questa manovra. Infatti, esatto, non ha raffreddato l'inflazione, esatto, c'è stato, secondo me, un errore della BCE, questo, esatto, l'aumento dei tassi, cioè non è stato assolutamente... Sì, però qua... E questo lo diciamo anche noi come Lega. Sì, lo sappiamo molto bene, anche lo stesso ministro Tajani, no? Insomma, aveva contestato questa, la Meloni ovviamente, però qua dicevamo degli scioperini che ricordavate poco fa nell'espressione di Matteo Salvini, c'è il 24, il 17, il 24 le imprese, le industrie, il 5 ci sono ancora i medici, cioè ce n'è uno sul comparto del pubblico impiego, in particolar modo della sanità, come ho già detto, se andate a vedervi ci sono già delle dichiarazioni anche del sottosegretario Durigon che il governo ci sta lavorando, perché ovviamente qualche correttivo ci sarà ancora da applicare e stanno studiando appunto qualche correttivo in quel segmento, che ovviamente attualmente il problema dei medici è un problema sentito anche da parte nostra, perché logicamente soprattutto nel Covid sono stati molto è stato uno dei comparti più sotto pressione e quindi ci sarà da trovare una soluzione. Vi è da dirsi anche che questo governo è il governo che è andato ad aggiungere soldi per il riconoscimento degli straordinari, il riconoscimento per riuscire ad accorciare le liste d'attesa, quindi interventi che mettono dei soldini in tasca ai lavoratori della sanità per consentire di fare interventi. È ovvio che se avessimo una platea di medici pronti a disposizione per essere assunti, il problema è che l'errato calcolo da parte anche delle università sui medici da mettere nel mercato e da formare, logicamente è stato assolutamente fallato, perché oggi il problema è trovare i medici, non è tanto poterli assumere, il problema è trovarli. Questo governo tra l'altro ha cominciato a mettere anche dei paletti, cosa che non c'era prima, ricordo, sul discorso dei gettonisti, perché ovviamente oggi molti medici sono attratti dalla professione privata, perché ovviamente con le cooperative, con i gettonisti, ovviamente un medico andava a percepire molto di più lavorando per il privato. Ora su quel discorso là questo governo ha cominciato a mettere dei paletti in modo da riuscire comunque a garantire il servizio, ma a limitare quel tipo di pratica, e questo la trovo cosa buona e giusta. Quindi anche nella sanità stiamo cercando di investire e di investire soprattutto nella, va bene, credo difficile mettervi d'accordo, secondo me alla fine precetta il ministro oppure no? Io non credo, anche perché non è che sia il suo potere indistinto di precettare, può precettare solo secondo a certe regole. Peraltro ricordo che noi siamo la CGIL, non siamo i COBA, sono il sindacato autonomo, conosciamo le leggi, conosciamo le regole, siamo responsabili, siamo un sindacato confederale che quindi
l'interesse a cuore l'interesse generale, voglio dire, del paese, non solo della singola categoria. Però io veramente, il mio appello è questo alla politica, non è che si risolvono le cose con il pugno di ferro. Io credo che nell'elaborazione di una finanziaria in un periodo anche difficile come questo, anche con poche risorse come questo, quello che ha detto Boff è assolutamente vero, andavano fatte delle scelte più coraggiose. Ad esempio, secondo me la flat tax a 85 euro poteva essere rinviata a periodi di vacche più grasse, ad esempio. E poi i soldi vanno recuperati dove bisogna recuperarli, perché l'altra grande preoccupazione erano i dati dell'altro giorno sull'IRPEF che ci dice che siamo sempre meno noi che paghiamo l'IRPEF, voglio dire, in questo paese. Allora c'è un aumento dell'evasione fiscale e anche dell'elusione fiscale, e quelli che le tasse le pagano sono becchi due volte, perché devono pagare ancora di più e magari subire anche il tagli dei servizi. Su questa cosa, sul fatto che le tasse devono essere più basse ma devono essere uguali per tutti, su questo si può invertire la tendenza, altrimenti ci troveremo ad ogni finanziaria ad inseguire sempre ulteriori tagli, ulteriori difficoltà. Però bene aver eliminato un'aliquota. Arrivo, onorevole Boff, arrivo. Bene aver eliminato un'aliquota. Beh, noi abbiamo fatto i calcoli, guardate che quell'aliquota eliminata lì, nelle buste paga di un lavoratore medio, comporterà 7, 8, 10 euro in busta paga, cioè quasi nulla, quasi nulla. Quando tu fai un intervento sul fisco, o tu intervieni in modo complessivo, o nella fascia delle aliquote più basse, che sono quelle più ampie nel paese, gli interventi hanno un'efficacia minima, perché è una platea molto grande. Boff. Allora, vero in parte, ma io andrei a cercare anche, ad esempio, un fattore che mi è stato segnalato proprio in questi giorni. Noi abbiamo tantissimi lavoratori che provengono e vengono a dare il loro contributo lavorativo nel nostro paese, anche da altri paesi del mondo. Allora, una cosa che mi è stata fatta notare, e penso che sicuramente anche a Talmi, se si occupa di sindacato, l'avrà notato o avrà modo di notarlo, come mai ad esempio nelle deduzioni per i figli a carico, per i familiari a carico, i nostri cittadini sono quelli che vengono penalizzati. Perché? Perché se ad esempio il lavoratore straniero, per avere un familiare a carico, lei sa che il reddito deve essere di 2.800 euro annui, e se è sopra i 2.800 euro annui il familiare non può essere a carico. Se però io ho a carico quattro familiari che risiedono in Bangladesh, 2.800 euro di reddito annuo in Bangladesh non sono i 2.800 euro di reddito, e cito il Bangladesh piuttosto che l'Egitto, piuttosto che altri paesi, non sono gli stessi 2.800 euro italiani per avere il familiare a carico. Proviamo ad andare a vedere quanti lavoratori stranieri hanno familiari a carico nei paesi di origine, e se veramente quei familiari a carico nei paesi di origine gli danno diritto a una riduzione dell'imposizione sulla busta paga nel nostro perché paese. Perché lei dice, perché magari là lavorano guadagnando qualcosa che per là può bastare, diciamo, e qui si aggiunge questo beneficio. E qui viene detratto come familiare a carico. Andate a vedervi questo dato qua, perché sì, potrebbero emergere cifre molto importanti. Può assolutamente essere, io dubito che vi siano grandi margini su settori di questo genere. Ricordo, appunto, stiamo parlando di persone che sono qui, che lavorano regolarmente, pagano le tasse e versano i contributi per le nostre future pensioni. Anche gli italiani lo fanno. Certo, anche gli italiani la maggioranza degli italiani, lo fa. Io però mi riferivo alla evasione fiscale, perché i dati metà italiani non dichiarano niente di IRPEF, è un problema. Non dichiarano qualcosa, metà degli italiani qualcosa non lo dichiara. Cioè, è un problema, perché oltretutto anche il ceto medio, che a voi dovrebbe interessare, che è quello che appunto magari ha il lavoratore dipendente con un buon stipendio, sono i più tartassati in assoluto, e sono tartassati perché per il resto abbiamo ampie sacche nel paese di persone che possono permettersi di non pagare le tasse. Grazie a Nicola Talmi della CGIL, grazie all'onorevole Gianangelo Boff della Lega. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. A voi per averci seguito. Grazie. Buonasera. Buonanotte da Ring.